Volevo aggiungere una cosa. Andrea diceva sezioni comuniste, grafici bellingware per la ricostruzione dei PC. È un progetto appunto di ricostruzione di un partito comunista che fa riferimento alla nostra storia del Novecento, la storia italiana del Partito Comunista, perché insomma, ci rendiamo conto che senza un partito di riferimento siamo veramente spersi e soggetti a ogni folata di vento che può arrivare e soggetti a qualsiasi anche, come dire, massacro che si sta preparando, come in questi giorni avete illustrato molto bene su Radio Quarantena attraverso i vari aiuti che vanno in una sola direzione, ma non vanno da parte dei lavoratori, vanno soprattutto dalla parte dell'impresa. Allora, leggendo l'anti-Keynes di Gianfranco Pala, la prima domanda che mi viene a fare è, cioè, se conosci Keynes lo eviti, cioè è veramente un personaggio di uno squallore incredibile sia dal punto di vista umano, speculatore durante la prima guerra mondiale con cui si è arricchito, un lord inglese, un razzista che parla appunto con disprezzo di slavi ed ebrei, parlando dei tratti bestiali dei russi e degli ebrei, che dimostra palesemente il suo interesse per il nazismo. E quindi quello che non ci, non, quello di cui non ci capacitiamo è perché un personaggio del genere sia tanto popolare anche tra chi si considera di sinistra. Non so se Francesco puoi cominciare a risponderci da Allora, questo guarda, primo blocco. beh, sicuramente questo è un po' quello che ho scritto all'interno dell'introduzione. Allora faccio anche io un piccolo preambolo. Hai citato giustamente Gianfranco Pala, perché Gianfranco Pala è l'autore di questo volume chiamato appunto Anti-Keynes, in onore, diciamo, e se vuoi anche un po' parafrasando, l'anti-Turing di Engels, che ovviamente è di un'altra epoca e aveva altre finalità. E però ecco, Gianfranco ha raccolto questa serie di articoli e materiale che negli anni ha dedicato a Keynes e alla follia di cui parlavi un secondo fa, di coniugare sinistra alternativa, addirittura antagonista a Keynes, o addirittura socialismo a Keynes, o comunismo, cose ancora più strane e criptiche. E abbiamo pensato con La Città del Sole di pubblicare questo testo, scusami, con La Città del Sole, nell'Lapsus, con Red Star Press, un'editrice che forse conoscete, che è di Roma, insomma, di Movimento, dei compagni, di farlo, insomma, doveva essere già uscito, poi il lockdown necessariamente ha interrotto quelli che erano gli orari, i tempi previsti originariamente. Però, insomma, appena sarà possibile, presumibilmente già a partire da settembre, dovreste avere la possibilità di trovarlo nella sua versione editoriale definitiva all'interno delle librerie, sia quelle, diciamo, fisiche, quelle poche che ci hanno lasciato, e quelle ovviamente online che sono battute da più persone. Dunque è un progetto importante che nasce da un'esigenza che evidentemente non emerge solo oggi, non emerge con il coronavirus o con la crisi del 2008, ma è un problema che appunto è vecchio di tanti anni, come dicevi tu Paola, addirittura si può farlo ricondurre alla Seconda Guerra Mondiale, perché è di quel periodo che stiamo parlando. Innanzitutto nelle università non si insegna Marx, ed è questo fondamentale. Se tu ti dedichi a Marx durante quello che è il percorso universitario e post-universitario, automaticamente vieni escluso dal circuito accademico, tale per cui poi a insegnare non ci vai più, a meno che riesci a gestirtela in maniera rocambolesca o schizofrenica, un po' come ho fatto io, ma si contano sulle punte delle dita ormai i compagni che insegnano economia e che si definiscono marxisti. Per cui neanche se ne può fare troppo una colpa inizialmente a chi approccia l'economia politica, mettiamo gli esami iniziali dell'università, di qualsiasi facoltà, sia essa economia, giurisprudenza o scienze politiche, e quello che viene presentato ai ragazzi è il cattivo sostanzialmente, o comunque quello un po' più fuori di testa, è il neoclassico liberista, neoliberista, a cui si contrappone il buono, quello di sinistra, tanto per semplificare al massimo, che è Keynes, il keynesismo. Ecco, questo è quello che viene presentato. Per cui se da una parte è colpevole chi non si informa e appunto va poi a fare politica portando con sé il bagaglio che ha avuto e non cerca appunto di migliorarlo proprio perché lo deve proporre in termini politici a qualcuno, d'altra parte è proprio all'interno delle accademie che viene fatta una precisa selezione di coloro che possono andare a insegnare l'economia, perché non devono avere nessun tipo di rapporto con il marxismo.
è abbastanza emblematico da questo punto di vista tutta la carriera di Gianfranco Pala, che è stato sempre messo ai margini dell'Accademia proprio per questa ragione, perché lui era marxista e non ha mai rinnegato il fatto di essere marxista e ha fatto sempre ricerca in questo filone. Ovviamente, oltre ad essere stato messo all'angolo, non ha neanche mai trovato delle critiche adeguate, perché poi questo è l'altro problema del marxismo, no? Che da molti viene considerato come una corrente filosofica che con l'economia non c'è niente, però non esistono di fatto delle critiche al Capitale di Marx, perché noi siamo marxisti finché reputiamo che il Capitale di Marx e tutta l'opera di Marx sia coerente, ma se qualcuno più intelligente di Marx e di noi ci trova una teoria che va oltre, riesce a criticare nei dettagli e nella sostanza quello che ha scritto Marx, noi materialisticamente siamo disposti a dire c'è qualcosa di meglio, ci mancherebbe altro, però così purtroppo non è mai stato, e dunque è stata sempre toccata l'ideologia o delegata a facoltà umanistiche probabilmente meno dannose, dico io, a livello strutturale, come invece l'economia, e quindi Marx è il filosofo, no? Che viene lasciato sempre nelle facoltà di lettere, quasi per dire lì fa meno danni, perché se qualche economista si accorge come funziona il sistema di capitale, allora lì sono veramente problemi per tutti, perché poi lo va a dire agli studenti che superano la falsa dicotomia neoclassici keynesiani e si rendono conto che Keynes, torniamo al punto, è parte integrante del sistema. Tu hai citato solamente alcune delle cose, sono forse quelle più evidenti, quelle più colorite forse, ma se uno entra proprio nei dettagli di quello che è il sistema economico keynesiano, di certo c'è una differenza con i cosiddetti neoclassici. Apro parentesi e chiudo, come avrete probabilmente letto, intendo per neoclassici quella teoria che è diventata dominante mainstream almeno a partire dall'inizio del secolo passato e che sostanzialmente annulla, non contesta, e questo è fondamentale, ma annulla tutta l'economia classica, che non comprende solo Marx ma anche Ricardo, Smith e i fisiocratici, che basavano le proprie teorie su una teoria del valore che viene completamente obnubilata e cancellata dai teorici neoclassici. Questi neoclassici o marginalisti la stessa cosa, poi hanno avuto fior fior di soldi e di promozioni all'interno delle cattedre delle università più importanti, si sono tramutati in scuola di Chicago, tanto per capire, e arriviamo appunto ai neoliberisti, come vengono chiamati oggigiorno. Anche su questo voglio essere molto chiaro, c'è secondo me un grave errore, come mettiamo spesso noi, a parlare di neoliberisti o di liberismo, eccetera, eccetera. Questo tipo di enunciazione, di catalogazione, fa gioco di coloro che vogliono fare una distinzione netta tra keynesiani e liberisti, facendo finta che il keynesismo è qualcosa di salvifico esterno al sistema di sfruttamento. Questo è fondamentale, il punto cruciale di tutto. Ecco, quindi cerchiamo di parlare sempre di teorie che sostengono il sistema capitalista, sia che si chiamino liberismo, neoclassici, marginalisti o keynesismo, trattiamo esattamente della stessa identica pasta. Questo è un po' il punto su cui dobbiamo ragionare, se vogliamo, volete entriamo in tutti i dettagli, però ovviamente devo attendere da voi delle domande, perché riassumere un dibattito così complesso in un'oretta, quanto ci siamo detti di stare ancora insieme, è un po' complesso, per cui i dettagli tecnici sarebbe meglio che uscissero dalle parti vostre, cioè nel senso, per esempio, faccio qualche esempio: teoria del valore, sfruttamento, plusvalore, produttività marginale del capitale, salari, sono tutti elementi, capitale, reddito, risparmio, consumo, sono tutte categorie che vengono prese in considerazione in maniera assolutamente distante e inconciliabile tra Keynes e Marx. E chiudo e poi vi lascio la parola. La cosa molto importante è che è lo stesso Keynes a dire che lui era completamente antimarxista. Lui di fatto, se leggete, schifava completamente la classe, i porci salariati, i rozzi salariati, insomma la gente che era povera. Lui era un lord, apparteneva di fatto a un'altra classe. Lui quello che dice, il socialismo lo dobbiamo riformare completamente, e riprende in mano Silvio Gesell, che era un qualsiasi personaggio di cui nessuno ha mai più sentito parlare, perché ovviamente Keynes si era trovato un economista che non contava praticamente niente, e quindi lui è riuscito a stradarsi su questa falsa sinistra cripto borghese, ma anzi non cripto, proprio borghese, che non ha nulla a che fare, ma neanche forse con la socialdemocrazia nel senso stretto del termine. Ecco, io per ora mi fermo qua, vi ho dato un po' di elementi, se voi cercate di individuare qualche punto specifico su cui volete che io intervenga, ve ne sarei grato.
Guarda, c'è una domanda che è nata appunto da parlando con Francesco, che era così dubitoso su Marx, sui marxisti e appunto molto più a sostegno di Keynes, e a partire da Bretton Woods. Cioè, a Bretton Woods nel 44 c'è questa, viene preferita la relazione di Baxter White. Questo fa pensare che Keynes sia stato sconfitto dai cattivi capitalisti e quindi lui sia un compagno che è stato così messo in minoranza e non sia invece una contraddizione della classe borghese e non uno scontro tra posizioni antagoniste. Quindi il discorso delle camere di compensazione che viene presentato a Bretton Woods, secondo te ha una validità, può avere una validità in un periodo come questo? E poi, se posso aggiungere un'altra domanda, possiamo parlare in questo periodo di crisi di sottoconsumo oppure comunque siamo in una crisi da sovrapproduzione? Un attimo che me l'appunto, Beh, allora le questioni sono tante. Adesso sì. Sì, perché insomma sono anche sostanziali. Allora cerchiamo di, indipendentemente dalle camere di compensazione e dall'esempio del 44, cioè dall'episodio del 44 di Bretton Woods. Perché dico questo? Perché se ci focalizziamo sul singolo evento rischiamo di contestualizzare una teoria dal punto di vista esclusivamente storico, nel senso episodico, quando invece ha una portata sicuramente più ampia. Allora, tutto quello che c'è all'interno della teoria keynesiana, e questo lo si può leggere dall'introduzione fino all'ultima pagina di Keynes, nasce per un intento specifico: mantenere il sistema economico inalterato. Ecco, questo è importante. Keynes nasce, vive e si sviluppa all'interno del capitalismo di cui è un grande fautore, un grande sostenitore. Lui sostiene che non esiste alcun tipo di sfruttamento del lavoro all'interno del sistema di capitale, non esiste alcun tipo di società divisa in classi, non esiste la teoria del valore così come non solo Marx l'aveva inventata, ma anche Ricardo e in parte Smith e i fisiocratici. Questo che significa? Non è un dettaglio dal punto di vista, diciamo, della teoria. Cioè, accettare l'inesistenza di una teoria del valore basata sul lavoro umano come elemento sostanziale di determinazione e di creazione delle merci, e invece assumere come teoria del valore, finta teoria del valore, quella dei neoclassici, ossia in cui il valore delle merci è esattamente il prezzo, significa fare un salto di qualità che rende del tutto incompatibile Keynes con qualsiasi velleità che vada oltre il sistema di capitale. Perché dico questo? Cioè, non è che lo dico io, infatti nell'introduzione ho cercato di farlo capire, è Keynes che lo dice. Il problema sono i keynesiani e quelli che appunto diventano fan, che cercano di mettere in bocca a Keynes cose che lui non ha neanche mai pensato, non è che non l'ha mai dette, non l'ha mai pensate. Lui era assolutamente a favore del capitalismo. E non era, parla spesso dell'Unione Sovietica, non a caso, negativamente ovviamente, non a caso fa, avete letto probabilmente nell'occhiello che ho messo nell'introduzione, una bella leccata di culo, questo bisogna dirlo proprio testualmente, a Hitler, dicendo, adesso non ce l'ho davanti, se volete lo prendo, ve lo cito, ve lo leggo testualmente, così vediamo di dire cose imprecise, che la teoria complessiva della produzione che Libo seguente si propone di offrire si adatta assai più facilmente alle condizioni di uno stato totalitario di quanto lo sia la teoria della produzione e della distribuzione di un volume dato di produzione ottenuto in condizioni di libera concorrenza di prevalente laissez-faire. Questo non è che l'ha scritto in tutte le introduzioni, questo l'ha scritto esclusivamente nell'edizione tedesca datata 7 settembre 1936, quindi non è che lui era un'idea di uno stato totalitario qualsiasi, era proprio riferita allo stato hitleriano nazista. Questo, ripeto, lo dice lui, non è che siamo noi a mettergli in bocca niente, è lui che lo sostiene. E rimane sempre molto curioso come certi passaggi sfuggano soprattutto a coloro che non è che si fermano ad analizzare dal punto di vista economico le teorie keynesiane chiusi in un laboratorio di un dipartimento, ma chi invece fa politica.
perché adesso è inutile stare a elencare tutti quanti quelli che dal PC, perché bisogna dirlo, la teoria keynesiana ha influenzato purtroppo in maniera pesante anche il PC, e questo è stato uno dei problemi più grandi che ha avuto quel partito dal punto di vista ovviamente economico. Ha continuato su Rifondazione Comunista. È inutile citare Bertinotti, tutti i Pizzuti, che ne so io, tutti quanti, tutti keynesiani, profondamente keynesiani, sono stati i miei professori d'università, quindi li conosco uno dietro l'altro, insomma, Federico Caffè. Insomma, nel bene o nel male, non dobbiamo mescolare le cose. Loro sono stati sempre orgogliosamente keynesiani, ma da qui a dire che il keynesismo ha una minima idea di superare il capitalismo è totalmente capovolgere la storia, capovolgere l'identità stessa di Keynes. Infatti, come scrivo nell'introduzione, questo libro ha l'intenzione di restituire effettivamente la validità del keynesismo, però per quello che è, non per quello che non è. Il keynesismo è una teoria che di fatto fa da contraltare nelle fasi, ecco, ritorno alla domanda che ha fatto Paolo, da contraltare soprattutto nelle fasi di crisi al laissez-faire, al liberismo, cioè quando serve che lo Stato intervenga, allora periodicamente riesce fuori sempre il keynesismo. Il keynesismo è una forma di gestione, in altri termini, del sistema di capitale basato sulle classi e sullo sfruttamento, con la differenza che mentre il keynesismo, lo dico in soldoni, sostiene, e secondo me questo è giusto, che all'interno del capitalismo lo Stato possa avere un ruolo preminente per tante cose, per la distribuzione del reddito, per la gestione delle merci, diciamo, per raggiungere un'efficienza maggiore, si oppone in maniera chiara a quello che lui diceva essere una teoria particolare, da qui il nome del suo testo più conosciuto, la teoria generale, per cui il sistema teorico del marginalismo è quello che tu hai detto essere stato poi prevalente nel 44, cioè più spostato verso un'economia apertamente di mercato, dice invece che il mercato è in grado autonomamente di dirigersi verso condizioni di efficienza distributiva e allocativa e dunque verso l'ottimo per tutta la società, e se l'intervento, cioè se c'è l'intervento statale, secondo costoro, che solo apparentemente dunque si oppongono a Keynes, secondo i marginalisti, più lo Stato interviene, più distorsioni emergono e quindi più è lenta questa forma di convergenza verso l'equilibrio. Viene utilizzata in questi termini anche la metafora della cosiddetta mano invisibile che viene ricondotta a Smith, per cui il mercato si autoregola, ha dei meccanismi autoregolanti. Keynes dice non è vero, e questa è la critica, grande critica keynesiana ai neoclassici: lo Stato può fare qualcosa, ma è uno Stato capitalista e quindi interno al capitalismo, cioè Certo. la spesa pubblica, l'intervento pubblico, quando è che avviene? Quando è che lo Stato richiede 55 miliardi o 100 miliardi di recovery fund da dare a chi? Ai privati. Quando c'è la crisi. Quindi è un modo, cioè noi siamo di fronte al periodo in cui le teorie keynesiane stanno assumendo in termini di volume probabilmente il loro picco massimo. Insomma, tutti i soldi che vengono messi sul piatto oggi probabilmente eccedono, ma non lo dico io, l'hanno detto anche gli stessi governanti, eccedono quelli che sono stati messi in piedi, sul piatto, chiamatelo, ditelo come vi pare, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Altro che piano Marshall. Questo è il keynesismo. Però bisogna riconoscerlo in quanto tale. Che cosa possono fare questi 55-80 miliardi, tanto per arrivare all'oggi? È evidente, hanno un solo obiettivo: ristrutturare il capitale. Immaginare che l'intervento. Ecco, questo con un compagno che forse voi conoscete, Alberto Gabriele, con cui ogni tanto mi trovo a dibattere su questioni cinesi. Immaginare che il grado di socialismo di uno Stato si misuri sulla partecipazione dello Stato all'interno dell'economia è un grave errore. Questo non significa che è meglio se non c'è lo Stato rispetto al privato, però non è in questa dicotomia, che dunque è falsa, tra Stato e mercato, che si legge quella che è la capacità di una società di produrre una merce che non sia più di tipo capitalistico. Attenzione, questa è una falsa dicotomia. In ambito cinese assume sicuramente un altro tipo di colore. E su questo non entro perché altrimenti ci sbrodoliamo e andiamo troppo in là. Ma in un ambito capitalistico, immaginiamo, tanto per darvi un numero che sarà sicuramente una provocazione, però i numeri bisogna leggerli per quelli che sono. Il periodo in cui lo Stato ha partecipato maggiormente all'economia italiana, indovinate quanto è stato? Nel ventennio fascista. Ecco, Ah, questo un po' certo. ci racconta che lo Stato del capitale è un'arma, la chiamiamo sovrastruttura tante volte, no?
lo sappiamo bene chi sono i nostri governanti, sono espressioni della borghesia. Per cui, se è vero che io preferisco che ci sia l'ospedale pubblico rispetto al privato, e questo è sacrosanto, ed è giusto in un programma minimo eventualmente richiedere, ma come programma di fase, ecco, adesso scendo sul piano politico, quindi alcune rivendicazioni come una redistribuzione del reddito, che effettivamente sarebbe migliore rispetto appunto a una sperequazione maggiore, questo anche è scontato. Ecco, questi elementi non possono essere parte di un programma massimo, ecco, utilizzo una categoria che voi sicuramente conoscete meglio di me, ma possono essere parte di un programma di fase per accumulazione delle forze, per cui è evidente che non possiamo chiedere la luna che domani facciamo la rivoluzione, bensì chiedere una patrimoniale che è tipicamente una redistribuzione di tipo keynesiano, allora sì. Ecco, al limite su questo qualche indicazione di Keynes può tornarci utile, questo non c'è ombra di dubbio, ma rimanendo sempre all'interno del sistema di capitale, questo deve essere molto chiaro, e insomma è lo stesso Keynes lo dice, non è che ripeto, lo dico io. Per quanto riguarda la crisi da sottoconsumo e da sovrapproduzione, scusatemi, non so se qualcuno sta intervenendo, ma io ho ancora da rispondere a Paola, poi magari facciamo un altro giro di domande. Per quanto riguarda la crisi da sottoconsumo e sovrapproduzione, anche questo è un punto molto molto annoso e complesso, perché anche coinvolto altri importanti autori, per esempio ne cito alcuni come la Rosa Luxemburg o come John Atkinson Hobson. La Luxemburg è inutile che ve la presento, la conoscete sicuramente. Hobson è l'autore dell'imperialismo, e l'imperialismo è il libro che viene più volte citato da Lenin nel suo più celebre testo, probabilmente Imperialismo fase superiore del capitalismo, scritto precedentemente. John Atkinson Hobson era un professore di filosofia morale in Scozia, che per le sue teorie, lui si inventò appunto questa definizione di imperialismo, fu cacciato dall'università e definito da un altro economista molto conosciuto come Schumpeter come l'arcieretico. Beh, insomma, ecco, lui sosteneva che l'imperialismo, cioè la necessità da parte del capitale inglese in questo caso di andare all'estero, era dovuta da una pluralità di condizioni, tra cui quella di trovare una domanda aggiuntiva alle merci che venivano prodotte in patria, cioè creare nuovi mercati per vendere la merce prodotta in patria, da cui appunto lui viene indicato, prima di Keynes ovviamente, come sottoconsumista. Perché Keynes c'entra col consumo? Ve la faccio semplice e banale, se vi serve qualche elemento più siamo qui appunto per parlarne, perché come sapete una delle cose più importanti che Keynes ha individuato e che effettivamente ha una sua ragione teorica all'interno del capitalismo è che quell'equazione spifferata dai marginalisti e dai neoclassici, dai liberisti, chiamateli un po' come vi pare, per cui l'offerta crea la domanda, perché il mercato poi alla fine va sempre in equilibrio, è un po' una cosa che si regge così a caso. Infatti, come dicevo prima, è un caso particolare. Nel caso generale invece è la domanda che può creare l'offerta, quindi se noi, dice Keynes, stimolassimo il consumo anche attraverso meccanismi di, per esempio, reddito di cittadinanza, per dirne una che ci arriva molto da vicino, allora una domanda che cresce stimola la produzione, quindi si inverte, si capovolge il discorso. Anche su questo Keynes è abbastanza chiaro, scusate, Marx è abbastanza chiaro, prima ovviamente di Keynes, perché non si sono neanche incrociati, anzi se non sbaglio Marx è morto l'anno che è nato Keynes o qualcosa del genere, si sono incrociati in questo senso. Ecco, lì Marx dice, dire che l'offerta crea la domanda che crea l'offerta è esattamente capovolgere il discorso dialettico, perché è vero non è vero entrambe le cose. Però ecco, adesso non entriamo in questo ambito, ritorniamo sul discorso della crisi da sottoconsumo. Keynes sottolinea spesso che le crisi possono essere dovute a una mancanza di consumo, quindi un po' riprendendo Hobson e in parte anche la Luxemburg, di cui non parlerò, un altro tema abbastanza lungo e difficile, se volete poi ne parleremo in un altro momento in maniera specifica. Comunque ecco, il sottoconsumo ci dice che sono i fattori della domanda che sono evidentemente non all'altezza di quello che dovrebbero essere a creare la una crisi generalizzata. Cioè, sapete quello che si dice normalmente, l'economia deve girare, no? Si dice per far riprendere l'economia devono girare i soldi, più o meno il concetto è questo. Ecco, la crisi sarebbe frutto di un discorso legato a una mancanza di domanda, ecco, in cui ci mettiamo il consumo ma ci mettiamo anche gli investimenti, e questo già assume un colore abbastanza diverso.
Quello di cui parla Marx è una cosa molto diversa e per quanto è evidente che ci possa essere un sottoconsumo se c'è sottoproduzione, e questo è abbastanza triviale, spiegherò perché eventualmente, è molto diverso quello che si intende per crisi da sovrapproduzione. Si intende la crisi da eccesso di sovrapproduzione, più precisamente una crisi dovuta proprio al capitale in sé. Che significa questo? Cioè il sistema capitalistico produce per vendere. Quindi nessuno ormai produce merce per l'uso, ma lo produce per lo scambio. La finalità intrinseca del sistema di capitale è la produzione per la vendita. Questo determina inevitabilmente quella immane accumulazione di merce che tutti conoscono perché essere appunto l'incipit di uno dei libri più famosi proprio di Marx, ossia di una produzione di merci che eccede i bisogni, o almeno, detto meglio, eccede i bisogni della domanda pagante, cioè di una parte della popolazione. Per esempio, sappiamo bene che di fronte a 1 miliardo di persone circa che muore di fame quotidianamente, ci sono i cestini dell'immondizia nostri, dell'organico, carichi di cibo. Quindi viene prodotta una quantità di cibo che eccede i bisogni della domanda pagante. Questo fa la differenza. Quindi noi abbiamo una discrasia tra domanda e offerta dovuta proprio alla finalità del capitale. La crisi della sovrapproduzione avviene proprio per questa ragione, cioè la produzione per la produzione deve esistere come mantra, cioè l'accumulazione passa attraverso la produzione di merce, quindi di valore e di plusvalore, e dunque questa finalità mediata dalla guerra di concorrenza tra i vari capitali fa sì che vengano prodotte sempre una quantità di merci maggiore. Perché? Perché ovviamente se vuoi aumentare la scala di produzione, aumentare i profitti, devi produrre di più. Ma questo, quella che Hegel chiamava la cattiva infinità, cioè una propensione a produrre un numero potenzialmente infinito di merci, purtroppo viene limitato da appunto quello che è la cattiva infinità, cioè nel senso il fatto che il mercato mondiale, per quanto sia ormai complessivo, ha dei limiti territoriali, quindi spaziali, e rimini numerici, nel senso che, come dicevo un secondo fa, non basta che ci siano 7 miliardi e mezzo di persone per comprare tutte quante le merci, perché se un miliardo e mezzo di esse non possono pagare e quindi far sì che ci sia lo scambio della merce prodotta e dunque la circolazione, è come se non esistessero, e dunque tu hai questa contraddizione molto evidente di una sovrapproduzione, per esempio, di cibo e al contempo una sovrapproduzione, se volete, di miseria. Quindi al contempo hai cestini dell'immondizia pieni di cibo che noi scartiamo e buttiamo dalle nostre tavole o comunque scade negli scaffali dei supermercati, e a pochi chilometri di distanza, magari non proprio qui dove viviamo noi, ma sicuramente in posti come gli Stati Uniti o Brasile, tanto per dire due nomi, a pochi metri di distanza hai sacche di persone che muoiono letteralmente di fame e non arrivano proprio alla fine della giornata in vita, proprio perché mancano di questi elementi cruciali. Dunque l'elemento della crisi da sovrapproduzione è apparentemente simile a quella di sottoconsumo, ma nasce in un ambito molto diverso, cioè Marx la sviluppa proprio a partire dalle leggi immanenti dello sviluppo capitalistico, ossia la produzione per la produzione, in altri termini la produzione di merci per lo scambio, che dunque ha una tendenza all'infinito, questione che si scontra contro la limitatezza del mercato e quindi ha una immancabile incapacità da parte di chi vive questo pianeta di assorbire tutta quanta la mercanzia prodotta. Ragione per cui le crisi da sovrapproduzione continuano ed è impossibile intervenirci a meno che si distrugga capitale, cosa che hanno fatto regolarmente con le guerre. Quindi distruggi capitale per poi ripartire con un'ulteriore accumulazione. Senti, mi piacerebbe che se Nora ci sta può intervenire, ci parlasse, facciamo un passo indietro, e poi so che c'è una domanda che arriva da Andrea sicuramente su quanto hai appena finito di dire, ma da Nora volevo sapere, avere una testimonianza diretta di come viene trattato Marx all'interno delle università, perché è stato definito durante il corso che ha seguito metafisico, si è parlato di gross plus sudore, e appunto se Nora sei connessa vorrei sentire la tua testimonianza. Allora, io mi chiamo Nora Montella, ho frequentato Scienze del Servizio Sociale per una triennale ed è un ramo delle scienze politiche. In quanto appunto ramo delle scienze politiche abbiamo la maggior parte degli esami in comune con loro,
che possono essere appunto esami di statistica, economia, diritto internazionale, europeo, insomma, varie sfaccettature di tutto quello che è poi sarà poi il mio futuro lavoro e tutte le istituzioni con cui mi andrò a coordinare, perché è una triennale che ti permette di accedere all'albo degli assistenti sociali, no? E quindi tutto il welfare, ovviamente Keynes mi è stato riproposto in miliardi di modulazioni differenti, mai analizzandolo veramente come pensatore anche politico e quindi anche dell'offerta politica che offrisse, ma solo appunto la questione della crisi del 1929, limitando tutto il suo pensiero e ragionamento, per quanto è già limitato il suo pensiero, ma lo limitavano ancora di più in modo tale che risultasse in realtà un pensatore insomma elevato. E per quanto riguarda Marx, io ho avuto la fortuna di poterlo studiare decentemente grazie a due insegnanti donne che hanno dicevo appunto, mi è stato spiegato decentemente solo da due insegnanti donne, Silvia Cervia e la Biancheri, che si occupano di questioni di genere, sociologia della famiglia, quindi appunto hanno usato testi come quelli di Engels per farci capire come la società venisse trasportata anche all'interno di nuclei più ridotti come le famiglie, appunto. E il problema è stato quando appunto i professori non avevano una capacità critica così ampia, ma invece erano palesemente dei liberisti destroidi e quindi marciavano su commenti, come spiega la prima mamma, che Marx che si occupa di plus sudore, si occupa di questioni metafisiche, quindi riducendolo a tutto ciò che non è, e semplificando veramente al massimo il ragionamento, cioè proprio falsificando il ragionamento. Ovviamente il problema principale sta nella mancata preparazione poi degli studenti, nel poter quindi controbattere e nel poter gestire professori di questa portata. E, io vabbè, ho avuto più fortuna degli altri, quindi avendo dei genitori che mi avevano già dato dei filtri culturali per rendermi conto che mi stavano riempendo di una vagonata di boiate, e appunto mi sono permessa più volte ovviamente di alzare la mano e di fare domande che lo costringessero questi professori a dire la versione dei fatti com'era realmente. Infatti io avevo una domanda da offrire, che è appunto una domanda pratica, quindi se in futuro proseguirò appunto i miei studi, vorrei sapere qual è il mezzo più facile per far sì che non ritrovarsi da sola poi nel dover esporre certe teorie, proprio perché non, altre persone della mia età non le conoscono, non hanno abbastanza informazioni, quindi mi chiedo quale sia il mezzo più veloce per invece diffonderle queste informazioni, soprattutto tra i giovani appunto. Sì, c'è questo accorato appello, quindi. Ci sono altre questioni? Qualche altra domanda, così ne raccolgo magari un po', poi vado avanti. Sì, una cosa che ti volevo dire, alla luce di tutto ciò che è emerso in questi anni, partendo dalla vicenda P2, secondo il mio punto di vista, a sinistra c'è una, oltre appunto a diffondere Keynes al posto di Carlo Marx, una cosa che non si è riusciti a fare è quello di una esatta definizione di cos'è la dittatura della borghesia e di come essa avviene nel concreto. Siccome io sono stato, diciamo, un consulente esterno, diciamo, della commissione stragi, no? E mi sono diciamo imbattuto sempre in questo meccanismo, in questa ragnatela che la borghesia mette in piedi negli stati borghesi, che gli consente appunto di interagire sia a livello internazionale che nazionale all'interno, diciamo, dei processi di concorrenza, ma una concorrenza che deve essere portata a sintesi, no? Questo ruolo viene svolto poi da strutture che poi vengono definite appunto poteri forti, come il Bilderberg, la Trilateral, l'Aspen e via di seguito, ma in modo particolare vede ai vertici di queste strutture uomini che sono poi
i veri diciamo operatori del potere borghese nel mondo, no? Che è quello appunto diciamo della massoneria, che è un argomento non citato, ma come società segreta Marx si occupa di queste, diciamo, di questa cosa all'interno della polemica con Bakunin, gli anarchici e via di seguito. Allora io ti volevo chiedere una migliore definizione della dittatura della borghesia e dei suoi meccanismi: aiutano o non aiutano anche la ricostruzione del partito del proletariato? Perché se la borghesia ha un partito del genere che opera a livello internazionale, bisogna anche capire che noi dobbiamo essere proprio capaci di fare un'operazione simile, però diciamo palese, impedendo a costoro di muoversi trasversalmente, come è emerso anche ieri, qui termino il mio intervento, in report, no? Con le fondazioni che sono tutte eterodirette, incrociate tra di loro, e in 3.000 soggetti decidono che cosa fare del nostro paese. Allora, questo modo di fare politica, che tipicamente da società segreta, deve essere, secondo me, uno dei primi punti all'ordine del giorno per una politica realmente proletaria e anticapitalista. Cerco di rispondere, così poi ci sono altre domande? Francesco, sì, volevo... Sì. Te la puoi tenere per dopo, perdonami, non so il tuo nome perché non ci capisco niente. Ah, no, sono Walter. Walter, l'ho riconosciuto, scusami. No, è collegata a allora, questa domanda che ha fatto Andrea. Sì, cioè, volevo chiederti, visto che tu hai citato i grandi disagi che ci sono all'interno delle università a diffondere quello che è praticamente una cultura un po' più ampia e conoscitiva rispetto alle dinamiche anche di carattere economico, e facevi riferimento a questi poveri docenti che hanno problemi di collocamento e di penalizzazioni in molti casi, come hai conoscenza, se hai conoscenza ovviamente, del fatto che le pressioni non solo di carattere psicologico in molti casi, anche pressioni di queste fondazioni che sono importanti per quanto riguarda la rigenerazione di un capitalismo tout court, perché visto che tu parlavi prima di piano Marshall, nel piano Marshall c'era dentro anche questo progetto di aver finanziato da parte dei paesi occidentali quelli che erano parecchie fondazioni, erano quasi 200 nei primi anni subito dopo la guerra, per dire, quindi hanno speso molto in questa direzione, tant'è che però oggi si vive un po' una forte contraddizione rispetto alle dinamiche dovute al fenomeno di questa pandemia, che gli stessi giornali, Wall Street Italia oggi giusto appunto o ieri scrive praticamente che il pensiero liberista sta praticamente andando al macero perché le teorie keynesiane non tengono più, quindi si sta screcchiolando un pochino quelle che sono queste teorizzazioni che fino ad oggi hanno supportato. Non ultimo il fatto che le difficoltà probabilmente di insegnamento e il fatto che gli stessi studenti non abbiano la possibilità di confrontarsi con altre teorie che siano più concrete e soprattutto più realiste rispetto a quello che li circonda, è il fatto che questo grande impero pregnante capitalista ha fatto sparire persino dalle librerie, per citare, tutti i testi, se non qualche caso sporadico, di Carlo Marx, Lenin e compagnia scorrendo. Cioè, quindi, che cosa esattamente hai tu di conoscenza rispetto a questo fenomeno all'interno universitario o altrove, se hai altre conoscenze, di quella che in realtà la dominazione proprio pressante di questa cultura, che è, sappiamo che il keynesismo, come è già stato ribadito da voi, è la sostituzione di un meccanismo, per dirla con Calenda, il che è su un articolo giusto appunto di oggi,
intervistato su TPI, no? Viene fuori di rimproverare il fatto che lo Stato italiano sovvenzioni la FCA, no? E rimprovera i capitalisti dicendo, cioè, è comodo sostituirsi praticamente, essere sovvenzionati, no, da uno Stato, e fare i liberisti con il culo degli altri. Questo è per dirla. Se poi nel mio disordine, e non ultimo, se dai una risposta, perché ci viene rimproverati come marxisti di essere molte volte anti o addirittura poco ecologisti. Forse il keynesismo, visto che è la riperpetuazione di un sistema capitalistico in un'altra forma, cioè, forse bisognerebbe anche precisare che non era assolutamente così il marxismo, tutt'altra cosa, visto che riponeva degli equilibri in natura molto diversi. Scusate la lungaggine. Allora, dunque, le questioni sono tante, molto ampie e importanti, per cui cercherò di essere sintetico. Mi sentite, giusto? Mi pare che arrivi il mio. Sì. Il mio messaggio. Allora, per quanto riguarda, vado in ordine, perché mi sembra che la prima è stata Nora e poi proseguo. Sì, esattamente. Allora, la domanda che tu fai è complessa, ma complessa perché se noi l'avessimo saputo prima, probabilmente non staremmo a questo punto, nel senso che qual è il mezzo più facile e veloce per trovarsi da soli, per non ritrovarsi da soli? Insomma, sicuramente noi abbiamo sbagliato tutto, ecco, diciamo che sono decenni che non ci capiamo niente, altrimenti non staremmo su questo piano. E cerco, al di là della battuta, di essere un po' più chiaro. Abbiamo cercato di organizzarci, di portare avanti riviste, e insomma qualche risultato l'abbiamo ottenuto, anche perché forse il compito che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni era quello di tentare, in maniera molto sempre più difficile, di mantenere accesa una fiamma che piano piano rischiava di spegnersi sotto i colpi, appunto, di secchiate d'acqua che veniva mandata da tutte le parti. E per questo intendo la chiave dell'analisi, l'unica analisi rivoluzionaria davvero, che è quella marxiana. Per cui è chiaro che ci siamo tutti trovati di fronte a, almeno quelli della mia generazione, sono nato alla fine degli anni 70, di fronte alla necessità di dover studiare per i fatti propri. Quindi abbiamo avuto noi alla Sapienza la possibilità, la fortuna di avere uno dei pochi reduci, cioè Gianfranco Pala, già citato precedentemente, autore del testo di cui stiamo discutendo, che è stato fondamentale, è stato un faro per noi, perché è riuscito a organizzare, oltre a stimolare la curiosità e a dirci di fatto quello che sto cercando di dirvi io, cioè che il keynesismo non ha niente a che fare con una società diversa da quella del capitale. È lui il primo che ce l'ha fatto capire, perché questo lo dico alla stessa Nora, anche noi quando studiavamo ad economia i primi esami eravamo convinti che l'unica alternativa a quella merda liberista era Keynes, ma così ce la proponevano. Non è che avevamo la fantasia di riuscire ad andare molto oltre, di immaginare il Marx economista, anche perché Marx economista non si studia neanche a scuola. A scuola viene riproposto come un filosofo, appunto un metafisico, mi sembra veramente un'offesa, un plus sudore, non si può proprio sentire, non so da dove vengano certe interpretazioni. Poveraccio Marx, poveraccio Lenin e Engels, che per una vita hanno scritto che non c'entravano niente con tutta questa roba qui, vabbè, insomma. Poi ognuno interpreta quello che vuole. Però ecco, sicuramente quello che ti posso dire è, e su questo rispondo, comincio a rispondere in parte a quello che mi ha chiesto anche Walter, la capacità di diciamo non abbandonare mai tutti i terreni di lotta, quindi rimanere sui posti di lavoro con alcuni contenuti, con determinati contenuti, la capacità di non mollare un lavoro come può essere quello scolastico o quello universitario, cioè trovare il modo di rimanere ancorati il più possibile all'interno di queste strutture, dove ancora oggi c'è un minimo di spazio di ragionamento, o comunque almeno ti dà la possibilità di far conoscere a gruppi di persone. Immaginate il mio caso, per esempio, insomma, io insegno in un'università in cui ho circa 100-200 studenti ogni anno, insomma, loro volenti o nolenti studiano quello che dico io di studiare. Creare dei gruppi di studio e di approfondimento, perché poi insomma l'esperienza ce l'abbiamo tutti, li vedi andare via come le foglie in autunno, insomma si appassionano durante i periodi di manifestazione, di mobilitazione, poi tante persone si disperdono perché non hanno
la capacità poi di trovare una chiave di lettura che possa essere seria. Cioè, in altri termini, una strada veloce e facile non esiste, no? Questo ti posso rassicurare. Ci vuole studio, ci vuole fatica, però una volta che uno riesce a superare, anche con lo studio in piccoli gruppi, di alcune cose, di alcune questioni, ovviamente qui stiamo parlando del marxismo nel dettaglio, poi avrà anche delle capacità, e su questo anche bisogna fare un lavoro molto importante che porta via, ahimè, tempo, per riuscire a mediare, no, tra quella che è la teoria che uno ha incamerato e poi la capacità espositiva all'interno dei diversi gruppi politici o manifestazioni o movimenti che nel tempo si possono creare, che diventano ogni giorno sempre più imprevedibili. E dunque, insomma, bisogna avere delle capacità di sintesi, tante volte, di parole che diventano sempre più lontane dalla cultura comune, dal senso comune, per poter minimamente cercare di intervenire. Si fa un passo alla volta, non immaginiamo che questa teoria domani diventerà dominante, è un'illusione, una pio illusione, appunto, direbbe Marx, però dobbiamo lavorare in questa direzione, almeno per rendere più solida la nostra preparazione e renderla adeguata a degli attacchi che possono venire, per esempio, dal mondo accademico, appunto, metafisica plus sudore. Se non abbiamo gli strumenti per controbattere, rimaniamo passivi di fronte a questi che hanno una forza mediatica, una potenza di fuoco straordinaria. E quindi, in questo caso, prendo un po' tutti gli due gli interventi, sia di Andrea che di Walter. Beh, è chiaro che la sovrastruttura borghese è organizzatissima, ha praticamente pochissimi buchi ormai, soprattutto da quando è finita l'Unione Sovietica, parliamoci chiaramente. Non esiste più quel contropotere, che ci piacesse o meno, insomma, non è qui il luogo in cui discutere determinate cose, ma l'avete letto l'ultimo libro di Branko Milanovic, no? O l'avete più o meno sentito discusso nelle varie sedi? Esiste solo il capitalismo. In parte è vero, in parte no, perché sulla Cina abbiamo detto che ne discuteremo magari un'altra volta, c'è qualcosa di diverso, però dal punto di vista del nostro mondo, chiamiamolo così volgarmente detto occidentale, le università sono colonizzate, sono assolutamente colonizzate da questo tipo di pensiero. Marx rimane un dettaglio, uno storico, a volte utilizzano un rivoluzionario, come avete visto anche quel film che hanno mandato, il giovane Marx, per certi versi corretto, per altri che cosa emerge? Emerge l'individuo, no, emerge il soggetto un po' pazzoide. Non si entra mai nel dettaglio delle teorie, sembra quello, insomma, che c'ha giovane, c'ha voglia di far matto, e insieme all'amico ricco, poi alla fine donnaiolo oltretutto, una cosa che si vede molto nel film, fanno un po' i matti, scappano, corrono, cosa tra l'altro in parte vera, però non si aggredisce mai il punto di critica all'economia politica, che è l'elemento su cui Marx ha studiato per una vita. Per cui siamo noi a dover portare avanti tutto ciò, in che maniera? Evidentemente riunendoci, non fare mai un passo indietro in termini teorici, e questo è fondamentale, perché, e qui mi aggancio alla domanda che mi ha fatto anche Andrea e in parte Walter, e beh, quanti ne abbiamo visti? Vogliamo fare i nomi? Vogliamo partire da tutta la scuola della sapienza, dei vari caffè, dei Vincenti, Draghi, quanti ce ne abbiamo? Sono talmente tanti che ormai ho finito di fare il conto, che da giovani facevano i marziani e poi hanno visto una strada preferenziale nelle accademie, negli Aspen Institute, nella Trilateral, eccetera eccetera, e Barroso, Daniel Analt, insomma, hanno cambiato bandiera, hanno preso la bandiera del keynesismo, molto più semplice, si saranno convinti che il keynesismo era migliore del marxismo, questo non lo sappiamo. Certo è che possiamo ammettere che da quel giorno che hanno deciso di prendere una bandiera invece di un'altra, hanno fatto una carriera sfavillante, arrivando a divenire ministri. Bagnaia era un altro, ecco, tanto per dire uno, insomma, che era mio professore di econometria. Insomma, hanno cambiato, si sono adeguati a quella forma di potere sovrastrutturale che domina. Quello che chiede Andrea, migliore definizione di dittatura della borghesia? Ma sicuramente sì, ma prima di tutto, Andrea, quello che noi dovremmo chiarire è se tu parli con la cosiddetta compagneria, vedrai che non c'è per niente una visione comune. È che qui, in questo mondo, non solo, ripeto, tra chi non appartiene alla nostra tradizione politica, ma anche tra quelli che si definiscono antagonisti, eccetera, eccetera, viene ripudiata la nozione di classe. Vengono utilizzati i redditi, i ceti, i gruppi, non ci capisco manco più niente, ogni giorno esce una definizione nuova di un gruppo trans, multicult, gender, cioè,
si sostituisce l'analisi di classe con questa roba che, per quanto è importante la questione del genere, ci mancherebbe dell'altro, è cruciale, anzi non è solo importante, è cruciale. Però se tu parli di proletariato nella cosiddetta compagneria, su un gruppo di 10 persone, 8 sorrideranno, uno ride proprio e l'altro rimane serio. Per cui da qui ad avvalorare un termine scientificamente corretto come la dittatura della borghesia e dunque del proletariato ne passa tanto. Quello che noi dobbiamo fare è appunto che Keynes nega, ed è evidente che è proprio una delle colonne portanti appunto dell'analisi keynesiana, è l'annullamento dell'analisi di classe. Per lui non esistono le classi, dove per classi, e questa è una cosa che va sottolineato, non si intende esclusivamente l'impianto scientifico di Marx e Engels, ma anche quello di Ricardo, di Smith, dei fisiocratici, che tutto erano fuorché rivoluzionari, ma erano analisti del sistema economico in maniera corretta, o abbastanza corretta, come lo stesso Marx ammette, su cui poi lui innesta giustamente le sue riflessioni che lo portano a forza lavoro e plus valore come elementi cruciali della sua analisi economica. Quindi il rapporto struttura-sovrastruttura, cioè l'esistenza di una sovrastruttura, tu parli della massoneria, delle società segrete, sicuramente erano un ruolo cruciale, però se torniamo alla questione nostra, proprio all'individuazione del concetto di borghesia, di proletariato, c'è in giro una confusione spaventosa, ma non, ripeto, nel senso comune, e lì neanche ci voglio entrare, ma proprio in quelli che dicono di voler far politica. Rifondazione Comunista, insomma, se voi vi ricordate, ancora esiste, perché da tanti compagni volenterosi conosciamo che ci lavorano, non stiamo parlando di questo, ma negli ultimi tempi aveva, forse ancora oggi, abbandonato completamente questo tipo di stanza. Si parla ogni tanto vagamente di lavoratori, si crea confusione tra lavoratori produttivi e improduttivi, si parla di imprenditori di se stessi, viene creato un casino che obiettivamente porta l'acqua nel mulino del nostro nemico. Che coloro, e tutti coloro, e su questo è importante battere, soprattutto alla luce della domanda che ha fatto Nora, è importante proprio dire che coloro che non vedono un'analisi di classe, non utilizzano un'analisi di classe, sono nostri nemici dal punto di vista politico. Ci andiamo a prendere una birra insieme, per carità, non se nega nessuno una birra quando riapriranno i pub, però dal punto di vista politico sono assolutamente nostri nemici, e tutte le analisi che non sono di classe sono totalmente inconciliabili con la nostra analisi, e per questo rimangono tutte all'interno dell'alveo del capitalismo. Volendo riassumere in maniera molto schietta e molto drastica il tutto, le teorie tipo decresciste, vi ricordate tutta sta roba, Piketty, tutti questi economisti che regolarmente fanno innamorare gli economisti di sinistra che non se vogliono leggere Marx a nessun costo, ma se leggono tutti questi libracci, ecco, sono tutte delle cazzate, per dire proprio in termini scientifici. Senti, fra l'altro Keynes a me sembra, sì, secondo solo Massimo, poi ti passo la parola, mi sembra sia anche un fantastico precursore del revisionismo storico che c'è in questo momento, perché quando dice che i seguaci del marxismo sono pronti a sacrificare le libertà politiche individuali al fine di cambiare l'ordine economico esistente, sono come i fascisti e i nazisti. Ora, un altro dei grandi ritornelli, dei grandi sfondamenti che stanno facendo nelle scuole e nelle università è quello di ridurre tutto il Novecento ai totalitarismi, in cui c'è la rivoluzione russa uguale al nazismo e fascismo, e poi è uguale al fascismo, sì, cioè Stalin, Hitler, Mussolini sono tutti totalitaristi, e quindi ecco, mi sembra che abbiano uno che ha aperto la strada in Keynes. E poi Massimo, che volevo mandare a Francesco, come possiamo in questo momento che sarà drammatico, e te lo dico come esperienza lavorativa diretta, che salvaguardare e applicando le teorie marxiste che sono giustissime, come possiamo salvaguardare salari e i salari, perché ti posso assicurare che io lavoro in una banca che è una crisi
come quella che sto vedendo direttamente, per me è per... Beh, aggiungo io, è preoccupante, secondo me, stava per dire. Si è bloccato il video, no? È saltata la comunicazione. Anch'io non lo sento più. Sì. Sì, sì. Più... Eccolo. Eccoci, come si fa... Se va guardare i salari ora in questo momento particolarmente drammatico, applicando le teorie marxiste, perché ti assicuro che io in tanti anni di mio lavoro una cosa come in questi giorni non l'avevo mai vista. Beh, per quanto concerne Paola, beh, non aggiungo altro, queste sono delle chiavi di lettura che stiamo vedendo quotidianamente, le condivido, è chiaramente in atto questo schema, questa finta duplicità, Stalin, Hitler, rivoluzione russa uguale nazismo, attacca pure parecchio, insomma. È una cosa che funziona tanto dal loro punto di vista, e noi dovremmo organizzarci teoricamente, perché purtroppo, ecco, una cosa che non ho detto fino ad ora e che è inerente, diciamo, l'incontro che ci siamo prefissi di fare oggi, è che purtroppo ci siamo dimenticati in troppi una cosa fondamentale, che la lotta teorica è lotta pratica. No, tante volte abbiamo sentito dire anche Massimo, non è che ce l'ho con lui, per carità, adesso gli rispondo. Mi dice: cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sporcarci le mani, dobbiamo fare. Però poi ci siamo sempre dimenticati, insomma, negli ultimi anni ce lo siamo proprio scordati, direi, che la lotta teorica, insomma, riprendendo la tripartizione che ha schematizzato Engels tra lotta teorica, lotta economica, cioè il sindacato, e lotta politica, ecco, diciamo che ci siamo scordati un po' tutto, ma la lotta teorica l'abbiamo proprio abbandonata. Come se i ruoli degli intellettuali, vi ricordate quanto schifo è stato buttato su chi studiava, eccetera, perché tu non lavori ma studi, insomma, fosse un orpello, quasi un qualcosa che non servisse più a nulla. E purtroppo, e qui faccio un'ulteriore citazione, come sappiamo, senza teoria rivoluzionaria la rivoluzione non la fai. Per cui, ecco, questo è il primo invito, e qui mi riaggancio nuovamente a Nora. Studiare, studiare, studiare. Oggi citazione a Gogol, non me l'ero preparata, mi vengono in mente, io odio parlare per citazioni, mi ho citato 20 volte Lenin, non programmando però. Ecco, quindi lotta teorica innanzitutto. Per quello che mi chiede appunto Massimo, capovolgo un po' il discorso. Beh, la crisi è iniziata molto prima del Covid, come tu sai evidentemente, perché lavori in banca, cioè già alla fine del 2019, gliel'ho scritto in un articolo che verrà pubblicato a breve sul materialismo storico, gliel'ho mandata a inizio gennaio, era altamente presumibile una crisi molto più pesante di quella del 2008. Già alla fine del 2019 infatti c'erano stati il blocco, diciamo, dei prestiti interbancari sul mercato americano il 19 settembre, roba che aveva fatto raggelare il sangue di tutti, tra cui della Federal Reserve, che è stata costretta a ripiombare col quantitative easing, certo, e dare liquidità al sistema perché non esisteva più, cioè la bolla speculativa stava esplodendo. Per cui la questione del Covid, questo è importante, certo, da dire, si innesca su un problema molto più grande e mastodontico che c'era precedentemente, altrimenti gli effetti non sarebbero stati probabilmente così drammatici come tu giustamente rilevi. Per cui parliamo di una crisi da sovrapproduzione, riprendo la domanda che mi ha fatto Paola prima, e su cui si innesca evidentemente una sorta di crisi sanitaria, una tragedia umana, ecco, chiamiamola così, che su una situazione già compromessa ampiamente ha avuto degli effetti devastanti. Come riuscire a intervenire noi? Ecco, come ti dicevo prima, ecco, il nostro ruolo non è quello di salvare il cane che sta affogando, probabilmente. Ecco, non abbiamo noi il compito storico di fornire delle, diciamo, delle pozioni magiche per salvare il capitalismo. E questo però è un punto molto delicato su cui cerco di ragionare anche con voi. Quello che bisogna fare, è che purtroppo invitiamo a fare da tanto tempo, ma è difficile trovare una sintesi dal punto di vista politico per le divergenze che purtroppo ancora ci slegano sempre di più, siamo sempre frammentati, sempre più frammentati, però bisognerebbe scrivere un programma minimo, elaborazione di un programma minimo di rivendicazioni, ci facevo anche riferimento prima, di fase non rivoluzionaria. E allora lì assume un carattere importante una rivendicazione che possa essere più o meno unitaria, che nasca
dai posti di lavoro e poi attraverso tutti quelli che fanno parte di una sorta di politico, di movimento politico organizzato, cerchino di fare una sorta di raccolta delle forze attraverso dei punti che debbano essere chiari e che provengano appunto dagli stessi attori, in questo caso della crisi di cui parli tu, che sia però un programma di fase, quindi un programma minimo e non massimo, cioè un programma minimo per fare appunto una raccolta delle forze, un'aggregazione di forze che adesso sono disperse, e questo lo sappiamo bene, attraverso cui presentarci anche a livello politico, a livello comunque di movimento, come rivendicazioni che rimangono interne al capitalismo, ma che permettono poi lo slancio verso un qualcosa di diverso. Perché io adesso parlarti del singolo intervento, di recovery bond, sono meglio del MES, è ovvio che sì, per come la, il recovery fund, scusami. Per cui quello sicuramente sì, non c'è dubbio, però che questo possa essere di per sé preso come soluzione che noi proponiamo, direi proprio di no. Invece se lo collochiamo all'interno di un programma minimo che fa parte appunto di una strategia più lunga, quindi se è un programma tattico di fase, analizzando una fase che è appunto non rivoluzionaria, che ci serve a questo scopo in questo momento, allora chiaramente assume un colore completamente diverso. Quindi a me spesso me lo chiedono questo, per questo ti rispondo in questa maniera che sembra non cogliere poi la tua domanda. Mi chiedono, ma allora che cosa bisognerebbe fare se è sbagliato questo? Ecco, noi da comunisti, da teoricamente rappresentanti, ma forse membri, ecco, diciamo, della classe subordinata, e insomma coloro che vorrebbero che la classe subordinata, la classe lavoratrice, andasse al potere, possiamo dire che in questo momento il capitalismo è in crisi, e questo proviene dalla nostra analisi, che è anche questa, appunto, come dicevo prima, parte della nostra lotta pratica, quindi è prassi a tutti gli effetti, per quanto abbia appunto l'attributo di teorica. E d'altra parte il nostro obiettivo in questo momento è creare un programma che è minimo e di fase, e non è certamente quello che noi vogliamo, ma un obiettivo di raccogliere le forze per poi proiettare più avanti un movimento politico organizzato che all'interno, attorno a dei punti chiari interni al capitalismo, possa permettere appunto una coalizzazione delle forze. E poi vabbè, tutti i discorsi dell'egemonia, vabbè, sono bene al di là di venire, però questo è più o meno il discorso che secondo me in questo momento è importante fare. Ovviamente saremo sempre dalla parte dei lavoratori, e dunque lì dove venga preservata occupazione e salario saremo contenti, e ove invece vengano dati 7 miliardi a chi come la FCA se n'è andata dall'Italia, andando a pagare finte tasse in Olanda o in Inghilterra, e poi prendendo anche, non so se avete sentito, il possesso di Repubblica, che voi sapete, insomma, ieri c'è stata un'assemblea proprio su questo, perché Repubblica non ha passato la notizia della richiesta dei 6,3 miliardi di euro da parte di FCA, e insomma tutta quanta il gruppo dei lavoratori lì si sono abbastanza imbestialiti. Ecco, questo è come funziona. Noi saremo sempre contro questo tipo di provvedimenti, e vedremo con favore, come reddito d'emergenza, reddito di cittadinanza, questi fenomeni. Però rimanendo nell'ambito teorico, che queste sono misure keynesiane, e torniamo al punto, che servono all'interno del capitalismo, quindi noi le possiamo prendere in parte con il contagocce qualora dovessimo elaborare un programma di fase minimo che non rappresenta la nostra posizione politica, ma questo obiettivo tattico di creare appunto una coalizione di forze, un'attrazione, una sorta di polo attrattivo attraverso delle parole chiave che non hanno uno spirito di per sé rivoluzionario, ma che in una strategia successiva si svilupperanno in questo senso. Ma ti risulta, Francesco, che qualcuno stia mettendo giù un programma minimo di fase? Eh no, Paola, cioè l'esperienza di Potere al Popolo aveva avuto questo tipo di, diciamo, di idea inizialmente. Però poi la frammentazione, come dici? Francesco, il Potere al Popolo ci aveva messo dentro anche il 41, eliminare il 41 bis. Sì, no, ma queste sono discorsi, no, non voglio entrare nel dettaglio, voglio parlare del Potere al Popolo in quanto movimento politico organizzato, era nato sì, con l'obiettivo di fare, poi gli errori li commettono tutti, Andrea, questo non è che c'è dubbio. Il problema è che non è stato fatto, perché non c'è, il problema non è tanto la creazione di un partito o di un'etichetta, il problema è che il partito lavora nei posti di lavoro, se esiste nei posti di lavoro, cioè se c'è un discorso attrattivo, perché noi possiamo inventare i simboli più belli. Avete visto il PC, no? Ha fatto la bandiera vecchia, ma che ci fai con una bandiera? Cioè il discorso delle etichette. No, ma poi a parte che non è quella lì la bandiera, perché mancano delle cose in quelle bandiere lì. In alcuni addirittura c'è dentro una fascia nera,
non sopra la parola comunista, che è proprio mi fa inorridire solo vederla. In questo momento noi dovremmo paradossalmente prendere l'esempio casuale. Come dici? Ogni riferimento è puramente casuale, parlava di Rizzo, lo so, c'ero, ero presente. No, ma per dire, paradossalmente rispetto a tutti questi, chi ha avuto un'idea più fluida, che ovviamente per tante ragioni rifiutiamo completamente, alcune volte fa addirittura inorridire, è stato il Movimento 5 Stelle, però ovviamente con dei contenuti estremamente distanti dai nostri e con della forma di gestione di potere anche molto distante dalla nostra. Però il fatto stesso che siano arrivati così direttamente, no, a prendere delle percentuali di voto, soprattutto tra i proletari, perché parliamoci chiaramente, chi l'ha votato non sono stati i padroni, 5 Stelle, anzi penso che il partito più odiato dalla classe, più odiato dalla classe patronale, rappresenta, diciamo, una strada che ovviamente non deve essere minimamente la nostra, però qualcosa di buono dobbiamo saperlo prendere. Loro all'inizio c'erano all'interno delle lotte, cioè le persone si sono identificate molte all'interno di tutto ciò, adesso sono spariti, per cui vedi che crollano come niente. È lì dentro che si può creare un programma di fase, non da noi. Scusa Francesco, è che all'interno di questa realtà c'è una forte radicalità iniziale, no? Sì, il problema che manca in Italia è mantenere alto e in modo organizzato il livello della radicalità. C'è una tendenza a non comprendere che esiste un nesso proprio stretto tra una proposta, diciamo, di rottura col sistema. Si sente proprio parlando con la gente un bisogno di profondo cambiamento, però non trova le gambe teoriche e le gambe poi politiche. Questa cosa, secondo me, è perché se facciamo un'analisi anche dei soggetti che oggi vanno a votare, sono i soggetti che hanno meno storia. Ad esempio, ti faccio un esempio, noi come compagni delle sezioni Gramsci-Berlinguer, no? Per la ricostruzione del PC non siamo un partito, diamo l'indicazione di costruire delle realtà locali che permettono, avendo una base comune, la ricostruzione sul territorio e in modo democratico sul territorio, diciamo, dei gruppi dirigenti che formeranno il partito politico, no? Che verrà costruito dal basso, però deve essere costruito da una spinta, dalle lotte che si fanno sul territorio e in modo estremamente democratico, applicando il centralismo democratico. Allora, questa cosa ce l'hanno in testa, e questo mi succede facendo delle inchieste sul territorio, soprattutto i compagni che ormai hanno 65-70 anni, cioè sono i compagni che sono dentro la storia del Partito Comunista. Allora, questa cosa poi di non sapere fare riferimento all'unica storia importante che i comunisti hanno prodotto in Italia, che è quella lì, nonostante i suoi limiti, i limiti appunto di elaborazione di stampo anche keynesiano e via di seguito, però quel partito è quella realtà sentimentale anche con cui ti devi agganciare. Invece il problema è che si vive ancora in una fase di ipercriticismo, secondo me frutto anche di ignoranza politica rispetto a quel partito, esattamente a cosa volevano i dirigenti diciamo di stampo comunista che c'erano a dirigerne, e quello che poi è accaduto, che i giornali borghesi hanno distribuito, no, o i giornali dell'estrema sinistra della mia generazione. Allora, il problema è che manca quell'aggancio con questa generazione, che oggi è il 40% degli italiani che non vota, perché noi come indicazione di voto diciamo di andare a far annullare la scheda, ma non di votare queste formazioni politiche che sono tutte interne al sistema capitalistico, di conseguenza noi non ci riconosciamo in questi qui. Quindi, però questa cosa è sentita da una quantità enorme di persone che si è manifestata in occasione, come ad esempio quando si è parlato di riformare la Costituzione. Quindi un programma anche minimo c'è nell'ambito della Costituzione, se noi la prendiamo come punto, diciamo, di riferimento parziale, no, momentaneo, elaborando in parallelo con la ricostruzione
di un vero soggetto politico comunista, no? Quindi questa cosa qui, secondo me, queste formazioni non l'hanno mai presa seriamente in considerazione. Ci hanno in mente altre cose, secondo me, che non fanno parte della storia del movimento comunista, in particolare quello occidentale, secondo me. Scusa Francesco, mi sembra che stia preparando un intervento Gianluca, volevo chiedere appunto se vuole intervenire Gianluca. Io solo una cosa ci... devo dire, che io fra 10 minuti devo andare a cucinare, quindi ho 10 minuti esatto. di tempo, mezzogiorno e mezza devo scappare. Esatto. L'idea era proprio intervento di Gianluca, parola a te, conclusioni. E, se no vi mando il pupo dei 2 anni a tutti quanti dentro casa per una settimana. È simpatico ma fa cacciare, prego. Gianluca, vai. Sei senza microfono. Neanche senza voce, mi sembra. Attiva il microfono. Gianluca, se vuoi intervenire, devi attivare il microfono. Togliendo la barretta sopra il simbolino del microfono. Ok, vai. Vai. Perfetto. Allora ci siamo. No, io più che altro sì, ho ascoltato con un grande interesse tutta la discussione. Mi allaccio alle parole, alle ultime all'ultima considerazione fatta da Andrea, e anch'io sono molto d'accordo sul fatto che bisognerebbe, e ci stavo pensando anche prima, sul fatto che nella ricostruzione, diciamo, di una soggettività politica comunista è importante appunto riallacciarsi a una storia ben precisa, a una storia ben precisa, e a ricollegare le parole, diciamo, a ricollegare determinate parole e un determinato immaginario a quella che è la realtà odierna. Perché questa è una cosa che effettivamente manca nelle nuove generazioni. Ora, anche quello che diceva Nora è giustissimo, le nuove generazioni sono totalmente sprovvedute, ma non per colpa loro, di un bagaglio culturale, di un bagaglio politico, anche di una capacità critica, quindi insomma, abbiamo davanti un lavoro enorme da portare avanti, e anche di battaglia sia culturale che teorica che pratica, e non nascondo la difficoltà anche nel mio piccolo, insomma, cioè, quando sento sinceramente certe considerazioni, ad esempio sul nazismo che vuole il comunismo, insomma. Questa ideologia dominante anche è entrata proprio nella testa di molti studenti delle superiori, anche universitari, e quindi se non senza il recupero, diciamo, dei vecchi arnesi, per dirla banalmente, e di una struttura ben solida, e contestando anche, secondo me, combattendo contro chi, perché c'è anche questo processo che io vedo a sinistra, e la maggior parte delle formazioni politiche è giusto dire che sono vendute al capitale perché hanno paura della loro identità. Hanno paura anche della sola parola comunista, della sola parola marxista, anche della figura di Carlo Marx. Quindi bisogna appunto distaccarsi, è giusto, insomma, lottare contro chi non si sente più rappresentato da quelle figure, dalle teorie di Marx, di Lenin, di Gramsci, dai padri fondatori di quel movimento. E per quanto riguarda il programma minimo, io appunto sono anche d'accordo sul fatto che la Costituzione possa essere un grande tema, insomma, un grande faro
in questa fase, soprattutto alcuni articoli. Sì, una delle nostre stelle polari, non la sola, ma comunque la sua attuazione completa, e insieme anche alla rivendicazione di una legge elettorale proporzionale, una misura economica di patrimoniale, ora ne so poco di economia, però ad esempio alcune strade che si possono prendere anche in quel senso potrebbero essere dei punti importanti. E chiudo qui, se no mi dilungo troppo. Bene. A te Francesco, per conclusione, saluti o... Ma guarda, io non ho da fare una conclusione, nel senso che il dibattito è stato interessante, secondo me, aperto. Se volete continuare leggendo sempre il testo, possiamo anche rivederci. Insomma, io penso, ecco, se effettivamente reputiamo importante il discorso teorico, della lotta teorica, questi possono essere per esempio dei mezzi per cercare di approfondire. Io sono a disposizione, ecco, secondo me quel testo ci sono tanti passaggi su cui ancora possiamo discutere. Va bene, grazie a tutti, grazie.